pareggiata per il Padova e dopo appena 9 minuti daremo. Ha sbloccato il risultato. Rivediamo quest'azione al rallentatore, è uno schema provato e riprovato più volte, Fermanelli mette al centro, Daré, un difensore, arriva in velocità anticipando tutti. I Liguri stentano a organizzarsi e Briaschi, Quaggiotto, Nappi premono confusamente. L'azione offensiva appare priva di sbocchi utili e Ragno e Onorati cercano di allargare il gioco, ma la difesa del Padova è abilissima nel chiudere gli spazi. Per di più, alla mezz'ora c'è anche l'espulsione del terzino Torrente. C'è un primo scontro, eccolo, con Simonini. Poi il terzino, il numero 2, si rialza, insegue l'attaccante del Padova e a questo punto c'è la gomitata. L'arbitro Frigerio estrae il cartellino rosso. E questo, paradossalmente, è stato il punto di svolta della partita. Nella ripresa, infatti, il Genoa appare trasformato e subito Briaschi agguanta il pareggio. La sorpresa, amara per il Padova, nel finale. Daré, uno dei migliori giocatori in campo, sbaglia l'appoggio verso il portiere Benevelli. Nappi ne approfitta e lo beffa in questo modo. Poi va sotto la tribuna ad improvvisare una sorta di spogliarello liberatorio.